buongiorno a tutti ragazzi, buon pranzo e buon remix. Anca. Cammela, sono al supermercato, che cosa devo prendere per mangiare? Un secondo. Va bene, però non essere longa perché qua c'è confusione alle casse, dimmelo. Te l'ho detto, un secondo. E sono passati già 4 secondi, qua il tempo ammoglia, che cosa devo prendere? Niente, sei bestia per tutte le ruote, ti ho detto un secondo piatto, quello che vuoi. Il debito. Dimmi. Pronto, amore? Senti, sto qui da Gaetano, quello della frutta, la sommeria, sta tutto qua. Però che devo prendere? Devi comprare 5.000 e vedi, se hanno le uova, prendine 10. Va bene, aspetta. Scusi. Dica. Aspetta. Avete le uova? Sì. Mi puoi dare 10 mele? Che sono in fila! La cassiera mette fuori la testa, signora, che se l'ha stufata fa. Ascolti! Da quello prima di lei, chiusa la cassa! Ma come, sono 40 minuti, almeno fai quella dopo di me! Mentre senti, è aperta la cassa 2, tutti, porca di quella troia! Vedi gente che cambia le ruote col... Te! Le parolacce puttana tocca a me! Ma non sto stendo di quelle robe! Poi arriva da in fondo una, dopo che si è messo in fila, ascolta! C'ho solo 1 litro di latte, mi fai passare! Tu dici, prego signora, appena fa 2 metri... Franco, vieni che c'è il coglione che si è fatto passare! Arriva un carrello pieno! La signora vuole continuare, 2230, 3440... Ti guarda, allora lo fa, vuoi gli stacchetti? Sono tutti antipati, vuoi gli stacchetti? Faccio sì, me ne dia 2. Per me ce ne vogliono 4. Gli ho detto, quando farai la tua cazzo di spesa, ne prendi 4, per me ce ne vogliono 2. Prendo l'anguria da 24 kg, la metto perché adesso devi digitare tu il tuo codice, sto per metterla sulle bilance, arriva uno e fa, che cazzo fai? No, l'anguria. Scrivi prezzemolo. Aspetta! Io scrivo prezzemolo, mi fa l'etichetta, 80 centesimi, un'anguria da 24 kg. Arrivo alla cassa, la signora fa, no, lei a me non mi prende per il culo. Un'anguria da 24 kg non costa 80 centesimi. Prende il microfono, comincia. Antonio alla cassa 2 per un prezzo. Arriva Antonio, è quello che mi ha detto di mettere il prezzemolo. A domani.